trovati a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Durante l'ultima seduta dell'Aula di Palazzo del Pegaso il Consiglio ha approvato a maggioranza eh, la legge che dispone in materia di distanze e minime un'autorizzazione per le strutture eh, delle residenze sanitarie assistite. Sì, a maggioranza in aula con 21 voti favorevoli tra Partito Democratico e Italia Viva, 5 contrari, Fratelli d'Italia, e 9 astenuti, Movimento 5 Stelle e Lega, alla proposta di legge disposizioni in materia di distanze minime tra le strutture residenziali soggette ad autorizzazione, sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Nasce da una razza precisa e c'è cioè quella di riacquisire una governance pubblica della programmazione degli interventi per la non autosufficienza. Un articolo della norma che abbiamo appena approvato dice che la giunta dovrà approvare i criteri con i quali darà questo parere. Questo perché eh, vorremmo che ci fosse una distribuzione dei servizi che sia legata ai bisogni dei cittadini e non agli interessi soltanto di alcuni. Imprese. Noi abbiamo bisogno intanto, per esempio, che ci sia una distribuzione omogenea sul territorio toscano e che i servizi siano differenziati, non abbiamo bisogno solo di RSA, abbiamo servizi di, eh, di, 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 di centri diurni, di servizi per chi ha più abilità e possa continuare comunque a avere una vita autonoma ma con una serie di aiuti e di servizi, insomma, c'è necessario di un quadro generale sul quale l'assessore sta già lavorando. Eh, Fermo restando questo che è il contenuto della norma, poi abbiamo introdotto una norma transitoria che dice finché non c'è la programmazione regionale non si può fare un RSA a meno di un chilometro da un'altra. La razio di questa è abbastanza chiara. Noi vogliamo combattere quel sistema di elusione che è in corso in Toscana perché, come sapete, la, la norma toscana vieta RSA con più di due moduli di 40 persone, quindi massimo 80 posti. Attualmente in Toscana assistiamo a RSA che vengono fatte in batteria per eludere la norma. Noi pensiamo che il mercato dell'RSA utilizzo questo termine brutto, sia un mercato chiuso. Ci sono 100 posti letto a disposizione e 150 persone che hanno bisogno, famiglie che hanno bisogno di un posto letto nell'RSA. Questa norma contribuisce a mantenere chiuso quel mercato eh, noi pensiamo che non è detto che piccolo sia buono, così come è detto che grande sia cattivo, noi pensiamo che buono sia buono e da questo punto di vista, specialmente in un momento in cui la popolazione anziana cresce, in un momento in cui le famiglie sempre meno sono disponibili a tenere in casa anziani, ci sia bisogno di strutture adeguate, efficienti, moderne, dove ci sono gli strumenti della modernità. Le strutture Attuali, molto spesso, non sempre, per fortuna, sono strutture non adeguate, strutture al limite della fatiscenza. Un impianto di legge che ci convince, che abbiamo sostenuto e votato. Bisognava migliorare l'adeguamento normativo delle strutture sanitarie in Toscana. Questa norma consente agli interventi una maggiore qualità, ma soprattutto una maggiore umanità degli interventi. Questa è la finalità e anche la sostenibilità. Il sistema delle RSA Toscane ha bisogno di un livello di di sostenibilità di un adeguato finanziamento, ma anche normativa che mettano nelle condizioni chi fa investimenti di poter adeguare le strutture di, e fare interventi che, ovviamente, vedano sempre e comunque la persona al centro di queste iniziative. Noi ci siamo astenuti mh, contro. Eh, perché una, eh, il voto di astensione io non lo concepisco, vi dico proprio la sincera verità, perché siamo stati chiamati qui dai cittadini per decidere, ma in questa circostanza ci siamo ritrovati di fronte allo stravolgimento di una PDL e abbiamo chiesto se la potevamo riportare in commissione. Così non è avvenuto, ci siamo astenuti, ma questo non vuol dire che non riproporremo in commissione stessa il percorso di quei punti degli emendamenti che sono stati approvati oggi in aula. Intanto eh, non mi sembra che sia corretto che eh, l'assegnazione di una RSA pubblica vada messa al bando con eh, un'offerta a ribasso. Un'offerta a ribasso vuol dire che o non si danno servizi o non si dà la struttura. Tecnicamente la proposta così come formulata aveva un senso e sicuramente andava a colmare invece un lassismo che c'era stato da parte della Regione precedentemente, un lassismo che è stato anche nei controlli tra l'altro del proliferare di RSA che in alcuni casi appunto si sono andate moltiplicando sul territorio. Però dobbiamo andare a monte della questione perché nello stesso momento in cui si vanno a guardare dei tecnicismi sulla costruzione di nuove RSA a fronte di una popolazione toscana che sta invecchiando e che ha bisogno di una presa in carico delle persone che vada a guardare anche alla loro quotidianità e che quindi non si riduca semplicemente a costruire o a prevedere di costruire strutture per ammassare in luoghi grandi o piccoli. Una popolazione che invece avrebbe bisogno di un accudimento e di una cura maggiore. Unanimità dell'organo legislativo regionale è su una destinazione di circa 1 milione e 300 mila euro, provenienti eh, dall'avanzo eh, di bilancio del Consiglio, che verranno destinate al recupero del patrimonio eh, culturale danneggiato dalle alluvioni del novembre 2023. Unanimità nell'Aula di Palazzo del Pegaso sulla legge che va a destinare una parte dell'avanzo di bilancio del Consiglio regionale, individuando un settore di intervento particolare, ovvero la tutela e il ripristino del patrimonio culturale e storico danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023 che hanno colpito la zona dell'Alto Mugello e i territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato. Il Consiglio regionale ha scelto di destinare una parte del suo avanzo di bilancio, 1.300.000 euro, per sollevare i comuni che sono stati colpiti dalle alluvioni del 2023. Eh, per quanto riguarda il patrimonio culturale, ecco, noi abbiamo visto, approvato provvedimenti e visto provvedimenti destinati agli aiuti più in generale, abbiamo scelto di concentrarci sul patrimonio culturale perché mh, la cultura non è un lusso, non è un accessorio che ci si può concedere o non concedere a seconda dei momenti, ma per le istituzioni è il dovere di provvedere ai cittadini. Con fattori di ispirazione, con l'aria che si respira poi, perché questa è la cultura. E ne, non ci dimentichiamo che nei comuni, soprattutto più piccoli, i luoghi della cultura, le biblioteche, i teatri, sono spesso anche luoghi dell'identità della comunità, e quindi è un modo per prendersi cura di un bene prezioso per le nostre comunità, così duramente colpite durante le alluvioni dello scorso autunno è una proposta che ho voluto con forza subito dopo l'alluvione eh, con l'avanzo di amministrazione abbiamo deciso di sostenere iniziative volte a recuperare patrimonio artistico, culturale della nostra regione 1.300.000 euro per dare risposte a chi ha avuto danni dal punto di vista artistico, culturale eh, noi viviamo un tempo molto complesso, tante richieste da parte delle cittadine e cittadini a cui la giunta sta provando a dare risposte nella maniera migliore possibile, noi invece abbiamo voluto focalizzare l'avanzo per cercare di aiutare per esempio a chi ha avuto una biblioteca danneggiata, eh, perdere i libri vuol dire perdere un pezzo della nostra memoria, della nostra storia e noi abbiamo deciso di mettere queste risorse e sono contento che sia stata approvata all'unanimità dell'Aula. Ci sarà un bando e a questo bando potranno partecipare i comuni e presenteranno delle loro eh, proposte, ci diranno i danni che hanno subito e in base a quelle verranno sostenute le iniziative che diciamo, rispondono ai requisiti richiesti alla legge. Parliamo adesso dell'ospedale di Livorno eh, che vede eh, la fase del dibattito pubblico prendere il via. Per il nuovo ospedale di Livorno è partita la nuova fase, quella del dibattito pubblico sui lavori per la realizzazione del monoblocco nell'area Ex Pirelli, l'ultima prima dell'avvio dei lavori effettivi previsti per il 2025, nella sala delle cerimonie di Palazzo Civico, oltre al sindaco Luca Salvetti a fare da moderatore, i due enti responsabili dell'avvio del percorso che abbraccerà un periodo compreso tra febbraio e il proseguo dell'anno, Regione Toscana e USL Nord-Ovest. Il dibattito pubblico è fase d'obbligo per gli interventi urbanistici con spese superiori ai 50 milioni di euro. Per Livorno, un obbligo che si sposa con una necessità che si intreccia con un lungo tam-tam di pro e contro che hanno creato correnti, comitati, associazioni in antitesi con la realizzazione del nuovo ospedale. La regione Toscana e Asl cominciano questo percorso con il comune che naturalmente a disposizione per eh, incontrare e confrontarsi eh, con i cittadini noi ne abbiamo già fatti due di percorsi eh, pubblici e di partecipazione che non erano previsti e non erano necessari eh, non erano necessariamente eh, da fare ma noi invece abbiamo deciso di farli sono all'epoca emerse tante cose significative eh, che sono state anche recepite da chi faceva il progetto. Ora con il progetto fatto e il quadro definito si tratta di capire e di parlare del modello di sanità che portiamo dentro e di come questo modello di sanità eh, sia inserito in quel comparto della città, compreso l'aspetto dei vecchi padiglioni che verranno recuperati nella città della, della salute. L'ospedale di Livorno, che è un grande ospedale, il secondo più grande diciamo, a parte le aziende ospedaliere universitarie, è... Non è adeguato diciamo, agli standard degli altri ospedali regionali. Quindi, eh, la regione ha, in, ha previsto un finanziamento importante per far sì che la comunità di questo territorio abbia un ospedale adeguato alle professionalità che ci sono già presenti all'interno della vecchia struttura di viale Alfieri, ma adeguato anche agli standard di accoglienza, di, di, di comfort che hanno la maggior parte degli ospedali di, insomma, di questa dimensione. Credo davvero che che L'ospedale possa diventare la casa dei professionisti e dei cittadini nella misura in cui siamo in grado di accogliere, ascoltare e loro ascoltare noi su quelle che sono le nostre difficoltà e i nostri vincoli, le loro necessità. Quindi, eh, mi piace. Abbiamo previsto tante modalità diverse di partecipazione proprio perché vogliamo ascoltare e vogliamo prendere atto nella progettazione definitiva quelli che sono gli output di questo passaggio. Un passaggio che ritengo fondamentale. Lo dico sempre ma veramente io ci credo moltissimo. Se la comunità che è quella che utilizza i servizi e le pubbliche amministrazioni non parlano lo stesso linguaggio, non condividono una stessa linea, credo che non si dia un buon servizio. Questo dibattito pubblico è un'occasione. Per poter parlare del progetto dell'ospedale con tutti i cittadini e le cittadine che sono interessate. Eh, di questo tema si è già par parlato molto, ovviamente in città. L'idea è di riuscire ad andare oltre eh, le polemiche che ci sono state sulla localizzazione di questo ospedale, per parlare invece delle caratteristiche essenziali del progetto, che possiamo veramente con i cittadini andare a discutere, approfondire, esaminare, raccogliendo proposte, raccogliendo suggestioni. E indicazioni ai progettisti e ai proponenti perché lo migliorino, rendendolo il più possibile rispondente proprio alle esigenze dei cittadini e della città. Quindi la, la ragione di questo dibattito pubblico è essenzialmente questa. Il complicato mondo dei social network e la consapevolezza sulle frontiere delle eh, ultime tecnologie riguardo la eh, comunicazione. Sono al centro eh, della missione del Corecom, il Comitato Regionale delle Comunicazioni, che ha fatto tappa a Lucca. Far conoscere e spiegare diritti e prerogative dei cittadini nel mondo delle telecomunicazioni. Far crescere la consapevolezza nell'utilizzo della rete e dei social network e l'attività di sportello per la risoluzione delle controversie con gli operatori delle telecomunicazioni. È arrivato anche a Lucca nella sua quinta tappa il CORECOM Tour, la campagna di informazione e comunicazione che il Comitato Toscano per le Comunicazioni, guidato da Marco Meacci, ha intrapreso in collaborazione con la sezione regionale dell'Unione Province Italiane. Il CORECOM è organo di consulenza e di gestione della regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Noi abbiamo introdotto questo tour che facciamo in tutta la Toscana da qualche, da qualche mese come nuovo comitato che si è insediato da qualche mese, per cui stiamo viaggiando in tutta la Toscana, in città capoluogo, per presentare, questa è la quinta tappa, per presentare le funzioni e le attività principali di, del Corecom che è il Comitato regionale per le comunicazioni a Regione Toscana, che è l'organo di consulenza e di indirizzo in questo, in questo ambito in Toscana. Fra le varie funzioni abbiamo quella di sovraintendere sulle programmazioni radio-televisive all'interno della Toscana, di avere un'attenzione particolare durante la fase della par condicio, di portare avanti il tema dell'educazione digitale soprattutto nei confronti dei ragazzi delle scuole medie attraverso il patentino digitale. E l'altro grande impegno fra le varie funzioni è quello appunto di svolgere la funzione di conciliazione tra gli utenti e le compagnie gestori telefonici. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'appuntamento con l'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna alla prossima settimana.